Ciao mitici amiche e amici miei, oggi andiamo a farvi vedere il mega farming su Tokyo Expressway. America, andiamo a comprare il mezzo se non ce l'avete già. Dodge, andiamo in fondo e compriamo la SRT Tomahawk XVGT. Assolutamente questo modello, ragazzi, eh? Compriamo la Tomahawk XVGT. Quindi io l'ho già comprata, usciamo. Poi, assolutamente, andiamo a vedere le impostazioni, quello che c'è da comprare nella messa a punto. Allora, sport, niente. Sport club. Andiamo con calma, così potete capire bene cosa comprare o no. Limitatore di potenza, compratelo. Zavorra, compratela. Semi corsa, computer personalizzabile, compratelo. LSD personalizzabile. Andiamo nella parte di corsa e compriamo i kit freni da corsa, dischi buffati della mitica Brembo. Controller bilanciamento freni. Sospensioni personalizzabili. Rapporto marce da corsa personalizzabili. Gomme dure. Gomme morbide, anche se questo per Tokyo non c'entra niente, però vabbè, io l'ho comprato lo stesso. Potete fare un po' come volete, perché potete farlo anche con le gomme dure. Estremo, io vi consiglio gomme intermedie e da comprare le gomme da corsa bagnato pesante. Andiamo nella personalizzazione della macchina, amici miei. Garage, guardate che bella la mia mitica Toma. Ho messo un bellissimo coso. Allora, base 1, anteriori bagnato pesante, posteriori da corsa intermedia. Qui lasciamo tutto invariato. Andiamo a modificare invece il EQ e lo portiamo a 70. EQ a 70, amici. Prestazioni, regolazione, prestazioni, limitatore di potenza 70. Ok? Limitatore di potenza 70. Andiamo a schiacciare il triangolo, 1200. E qui è un bel pasticcio, perché dovete fare assolutamente come faccio io. Rapporto marce, personalizzabile da corsa, 580 la velocità. Adesso vi mostro la fotografia di questa parte qua. Allora, andiamo a cambiare il settaggio delle marce. Quando ci troviamo su qui col settaggio normale, il finale deve essere 5130, amici. 83 130 193 273 368 472 598. Allora, andiamo a modificare il settaggio finale come quello che vi farò vedere in foto adesso. Il risultato deve essere questo. Vi faccio vedere la foto. Ok, cominciamo. Prima marcia verso destra su tutto, seconda marcia su tutto, terza marcia verso il massimo, ragazzi, su tutto, la portiamo più indietro possibile, poi ritorniamo in prima, giù tutto, seconda. Terza marcia. Ok. Ritorniamo alla prima. Allora, la prima deve essere 41, amici, eh? Quindi possiamo anche incominciare già a settarla. 41, 9619. Quindi, allora, quando voi andate a destra e a sinistra, poi dopo prende velocità il cursore e diventa una cosa incredibile. Quindi 41,
43, quindi diamo 9186. L'abbiamo passato. 9186, 43 e andiamo a 45. Ok, amici? 8673. 8673. La quarta 281. Allora, 281. Un po' più indietro, 1410. Allora, 1410, Marchito. 1410, 281. La quinta la facciamo diventare 451. Ok, ragazzi. Tutto questo tipologia di rapporto marce viene fatta perché per tirar giù. Allora, 0880451, la sesta 472 e la settima 598. Allora, vi mostro la foto del settaggio finale. Tutto questo serve per arrivare a 569,32, che sono i punti prestazione che vi servono per poter fare la gara. Adesso, ragazzi, ci fiondiamo su la gara, su circuiti mondiali, aspettiamo i caricamenti che sono velocissimi, ma un pelino bisogna aspettare. Tokyo Expressway, World Touring Car 600, che è questa da 12 giri. Vedete che rientriamo nei parametri 600, partecipa, ok, World Touring Car 600, amici miei, eccoci qua. Allora, eccoci qua, amici, mi raccomando, impostazione aiuti manuale, controllo della trazione, potete usare quello che volete, economia, possiamo farla tranquillamente sul 6. Allora, è talmente potente la macchina che non c'è problemi, ok? Non c'è assolutamente nessun tipo di problema di dover usare la benzina. Potete usare l'economico al massimo. Allora, mi raccomando, non toccate dentro gli altri, se no può capitare di non darvi la guida pulita. Potete andare contro i muri, ma come avete visto vi dà la penalità. Allora, vi dà la penalità che non è un problema, si sconta quasi alla fine del giro. Oh, come vedete ho già beccato 10 secondi. Io sto andando col volante Logitech G923, ma voi potete farlo anche col pad tranquillamente. Questa è una pista bella tosterella che c'è in tutti i Gran Turismo e che è molto amata. Vi devo dire la verità, a me non mi fa impazzire, anche se però devo dire la verità che adesso che la sto riscoprendo, facendo un po' di soldini farmando, non è niente male, eh? Come ripeto anche nell'altro video che ho fatto sulla Sardegna, ragazzi, potete tranquillamente farla con qualsiasi altra automobile, ok? Io vi sto facendo vedere un modo veloce, pratico per farla veramente, veramente easy e veramente in maniera veloce per farmare creditini per comprare le vostre macchine, perché, ok? Qui si sconta la penalità. Vi raccomando, non andate sotto la quarta marcia, perché adesso vi faccio vedere che cosa succede, Ok? Avete visto? Praticamente la prima è la quarta, la seconda è la quinta, poi viene la sesta e potete mettere anche la settima. Se usate il NOS, io ce l'ho sull'R3,
consumate ancora meno gomme e andate ancora più veloci. Riuscite a finire la gara in molto molto meno tempo. Allora, io vi ricordo che qui meno della quarta non potete andare. Io vi ricordo che qui è sul bagnato, eh? Per quello che almeno la prima parte della gara è un bel bagnato viscidozzo. La seconda parte è abbastanza asciutta, quindi le gomme vanno, eh? State molto attenti, cercate di fare tutto con tranquillità. Questa macchina è un proiettile, adesso se poi volete ve la faccio vedere anche da fuori, però da fuori io faccio un po' più fatica a giocare. Allora, oltre la quarta non potete andare in terza, seconda, prima, eh? La quarta è praticamente la prima di questa macchina, modificata con i settaggi della attention, qui si sconta la penalità e vai di nos e andiamo di nos, raggiungiamo velocità folli, 470, 480. Attenzione qui che c'è un po' di... Ok, io comincio già a frenare. C'è le pozze d'acqua, vedete già che si sta un po' asciugando il circuito. Dovete girare parecchio con la toma. Ok ragazzi, che bella botta. Come vedete, ricordatevi di non andare mai oltre la terza, perché sfasciamo il motore durante la gara, sfasciamo il motore per strada. Ok, qua si frena bello bello tosto, girate tutto perché vedete che il mio volante fa un bel rumorino, ha tanta potenza sta macchina, eh? Nos, tanto nos. Mi raccomando amici, intanto che stiamo correndo vi faccio vedere in pratica davvero quanto ci vuole per fare questa gara, sia la parte iniziale del video per i settaggi che la parte finale del video, che proprio corriamo per farvi vedere quanti soldi prendete e com'è la gara. Dopo, chiaramente amici miei, giro per giro potete migliorarvi, potete fare i tempi, potete fare anche quello che volete, eh? Anche imparare la pista a girare davvero bene. È solo che questa macchina, non so se vedete, quando date destra e sinistra tira fuori gli alettoni, e quando tira fuori gli alettoni sono dolori, perché a volte davvero curva in maniera assurda. Un bel 10 secondini di penalità e ci stanno tutti, perché sono andato solo a sbattere contro il guardrail o il muro che sia. Tra un po' ci sarà il problema dei piatti. Il problema gomme, è talmente tanto potente sta macchina e prendete tanti secondi che praticamente non vi interessa più di tanto, eh?
Allora, questo è il modo per farmare, amici miei, eh. Poi se volete farla con la vostra auto preferita, fatela tranquillamente, perché c'è, io l'ho fatta anche con la McLaren BMW, quella che davano in vendita tra le auto leggendarie da 9 milioni e mezzo. Stavo provando a farla con la mitica Nissan, la Mazda e la Jaguar, che stanno dando in questo momento. Oggi siamo a Pasqua e vi faccio anche gli auguri nel video. Auguri di una buona Pasqua 22 per tutti, ragazzi, con questo video di Marco Dram sul farming a Tokyo Expressway. Sto ritardando la mia live appunto per poter fare il video, ragazzi, per voi. Se vi piacciono i miei video, seguite il mio canale YouTube, io vi ringrazio, supportatemi se potete farmi conoscere il più possibile, venite nelle mie live che sono divertenti, io gioco anche con voi, con chi vuole giocare con me, e soprattutto ci divertiamo, ridiamo, scherziamo e si chatta in chat di Twitch. Se volete poi, ragazzi, lasciarmi un abbonamento, io vi ringrazio tantissimo, eh? Ok. E la mia parte di sponsor, di pubblicità, l'ho fatta nel video, quindi siamo a posto. Adesso pensiamo a non andare a sbattere con questa Jaguar. Ah, avete visto che si è spostata? Vabbè, speriamo bene, speriamo bene. Questa macchina è veramente bella. Tra l'altro c'è anche un altro mio video, amici miei, se volete vederlo. Anche perché io vi do un consiglio, le macchine le vogliamo tutti, i soldi servono a tutti che giocate al gioco, e fare troppe volte questa pista, a parte che diventate veramente bravi a farla, ma magari può stancare un attimo. Quindi io, come faccio personalmente, vi consiglio, amici miei e amiche mie, di alternare, quindi spendere 2 milioni, comprare tutte e due le Dodge Tomahawk, come vedete nel mio prossimo video, che lo metto anche sul finale del video, guardate la fine, così vi linko anche l'altro. Di alternare Tokyo Expressway alla pista della Sardegna, sempre con la Toma, così almeno non vi stancate di fare soldini, provate piste diverse, e secondo me è il modo migliore per farmare. In più le sfide sul circuito, le prove sul circuito, fare l'online, il gioco ha tantissime cose da fare, non c'è solo il farming puro e crudo come stiamo facendo noi oggi. Mi fai passare? Grazie. Ridendo scherzando, siamo alla metà. Marco Dram Games vi aspetta in live, amici miei, su Twitch. Vedete anche in live per sapere informazioni, magari se non riuscite a fare qualche settaggio o roba del genere, anche perché poi sul mio canale sto facendo video con una frequenza un po' bassa, perché sinceramente sto anche giocando, ma farò sempre più video anche sui settaggi delle macchine, appena trovo i settaggi che vale la pena da condividere con voi, amici miei. Qui a sinistra c'è i box, ma noi non frega nulla, perché abbiamo carburante per altri 16 giri, ma noi dobbiamo farne solo 7, quindi il carburante a noi non serve. Oh, ho visto che ho preso la pozzanga d'acqua, la pozzanga fa cose strane, eh. Gli altri sono andati a far benzina, se voi vedete c'era Gallo adesso in questo momento che stava facendo la benzina. Allora, se proprio non volete rischiare, potete comunque entrare a cambiare le gomme, perché sinceramente abbiamo tanto di quel vantaggio che si può anche entrare a cambiare le gomme. Io personalmente non ci vado mai, non spreco neanche quel tempo lì.
Però se voi volete andare forte, volete far giri, 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 perché alla fine è un po' andare su, sul bagnato. È come andare sul bagnato con le slick alla fine. Però vedete che la pista si è asciugata. Ci sono dei punti ancora bagnati e delle pozze. Ma la maggior parte della pista è asciutta. Adesso andiamo a finire gli ultimi giri. Oh, oh, oh. Questa qua è tosterella, dai che tutte le volte devo tirare giù i coni, eh? Non c'è una volta che non tiro giù i coni. Nos. Allora, se vedete i miei tempi, 1.46, 1.47, 50, 46, insomma, un po' tutti così. Voi, se andate forte, forte, forte e vi volete sbattere, potete scendere anche su, 1.38 magari, 1.42. Io sinceramente quando faccio sta pista non ho sbatti. Invece quando vado a fare altre tipologie di gare, cerco di impegnarmi al massimo. Ma per fare questa qui non... Siamo le 4 frecce. Ok. Ui. Volevo prendere anche gli altri coni che non ero riuscito a prenderli prima. E ho fatto anche il tempone. Ui. Questi qua escono fuori, eh? Vabbè, poverino, è uscito fuori dai box. Qua quando prendete le pozze si butta proprio fuori. Grande Viper, mi fai passare, per piacere? Ho fretta, grazie. Ho fretta di prendere 800.000 crediti. Qui io vado cauto cauto, ma si potrebbe andare belli belli forti qua, eh. Poi la toma tiene la strada. Però quando apre gli alettoni ha questo sghirbizzo che ogni tanto ti prende troppo la curva e va davvero troppo. Oh, speriamo che non ho perso i crediti qua. Comunque anche se li perdete sono 500.000, eh. Adesso a parte tutto. Ok, stavolta l'ho fatta bene, dai. Lentissima, va bene. Comunque è un cavallo imbizzarrito, eh. E 10, mancano due giri, 4 minuti e abbiamo intascato i nostri bei soldini, ragazzi. Lasciatemi passare che ho le 4 frecce, amici. Amici piloti. Oh, un amico italiano Vigallo, Valentino Gallo, secondo me. V va per, sta per Valentino. C'è.
Ok, è anche andata bene tra l'altro. Qui quando pende è incredibile. Non posso rispondere ai messaggi, ragazzi, sto facendo un video per i nostri amici di YouTube e i nostri amici di Twitch. Per gli amici del canale di Marco Drums Games, eh? Per tutti gli amici di Marco Drums. Nos, mi vai di nos. Uno per uno. Vedete che si può scendere parecchio, eh? E si sta la pista lentamente asciugando un bel po', quindi si può anche andare un po' più veloci. Diciamo che io ho finito le marce, le gomme, quindi quando voi magari arrivate a metà gara potete anche andare a cambiarle, così potete fare l'ultimo stint di gara magari con le dure, con le gomme da corsa dure, che magari riuscite anche ad andare ancora più veloce e metterci ancora meno tempo per farmare. I miei sono consigli, ragazzi, poi fate quello che volete, l'importante è che se vi piacciono i miei video mi seguite sia su YouTube che anche su Twitch, dove faccio le live. Mi piacerebbe tanto vedervi sul canale, quindi grazie mille a tutti. Stiamo arrivando al penultimo giro, quindi comincio già a fare i saluti. Ringrazio l'amico Kevin, il mio amico che gioca anche nelle live, e ci divertiamo un sacco perché lui vi passa tutte queste info fighissime. E chiaramente io voglio fare i miei video e portarli a voi, amici miei. Che botta! Che botta! Vai di nos! Vamonos! Da 1.41 a 1.47, dalle stelle alle stalle, da un giro all'altro, eh? Prendi Marco. Ui, no, non ci credo. Che disastro. No. Non è mai successo, ve lo giuro, raga. Questa Viper cattivissima. Che belli i miei video sono imprevedibili, raga. Io faccio tutto a registrazione diretta, eh? Non taglio niente, non faccio niente, quindi se mi stecco e faccio gli incidenti o faccio le stupidate, voi le vedete tutte. Come questa, che il Viper mi ha tagliato la strada. Però vabbè, probabilmente sarà colpa mia. Lui poverino era in strada, non è che ha avuto tanta colpa. Anche se i bot ogni tanto davvero, ragazzi, fanno veramente arrabbiare, eh? Arrabbiare questi bottini. Perché vanno talmente piano. Ma se voi prendete macchine normali viaggiano, eh? Quindi è un piano relativo quello che fanno loro. Eh sì, subirò una bella penalità ed è tutta guadagnata, perché ho fatto l'ultimo giro veramente brutto. Ultimo giro con la penalità, amici miei. Top proprio. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio del video, del like, scrivete nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, se avete bisogno di qualcos'altro, di qualche video in particolare, di qualche settaggio, che vediamo se riesco di riuscire a recuperarli.
con questo 22 minuti e 12, fatti un po' così, 825.000 crediti, amici miei. 825.000 crediti. Questo è tutto dal vostro youtuber Marco Drums Games. Mi raccomando di iscrivervi sul mio canale YouTube, Marco Drums Games, Twitter, Twitch, Marco Drums Games, dove faccio le live, Facebook e Instagram. Ciao a tutti amici, alla prossima con il vostro Marco Drums Games e una nuova modalità Farming Software su Gran Turismo 7. Ciao amici, alla prossima, ciao!